Questa, appunto, disparità di trattamento. Qua si parla sempre e solo dei poveri. Ma e i ricchi che pagano l'IMU? Scusate. O i ricchi che pagano le tasse e nessuno dice niente? Cioè, ci sono anche i ricchi a Udine, non ci sono solo i poveri. È chiaro che sono classi da tutelare di più, quelle povere, però c'è la disparità di trattamento, i democratici mi pare che non la citano. Ecco, questa è un'altra cosa che volevo farvi notare, era che sabato, in Viale Tricesimo, davanti alla Media World, al pomeriggio c'erano 200 persone in fila per acquistare l'iPhone a 600 euro. L'iPhone nuovo, non lo so cosa c'era, mi ha detto mio figlio, sai papà, dovevo andare a prendere una cosa al Media World, sono tornato a casa, ho fatto un giro, erano tutti lì in fila, esauriti, 200 o 300 iPhone da 600 euro l'uno. Questi sono i nuovi poveri che abbiamo a Udine o in Friuli. Magari non hanno i soldi per mangiare, ma 600 euro per un iPhone nuovo lo hanno. E allora qua... No, sì. Cioè, mi viene da pensare, ma allora sono poveri veri? Prego, sono grazie. Sono poveri veri o sono finti poveri? Cioè, questo voglio capire io, questo. Cioè, erano... Nessuno interrotto, grazie. Nessuna... Era gente in tuta, e non voglio disprezzare quelli che erano in tuta, perché anche io sono in tuta tutto il giorno. Non era gente in giacca e cravatta. Ultima cosa che voglio dirvi è, questo è un anno bisestile, siamo partiti con l'acqua alta a Venezia, doveva cadere la meteorite, è arrivato questa pandemia. Cioè, se noi spendiamo tutti i soldi adesso, facendo tutti i debiti scongiuri, se arriva qualche altra disgrazia, abbiamo finito i soldi. Allora, ho detto, per favore.